Sottosegretario Andrea Del Mastro, tra le sue parole spesso usate c'è il manifatturiero. Come mai questa parola le è molto nel cuore? Il manifatturiero è il cuore dello sviluppo economico e sociale dell'Italia, in particolar modo di Biella. Il manifatturiero è quel modello sociale che ha assicurato una ricchezza sociale diffusa sul territorio perché fatalmente ha bisogno di un'alta intensità di addetti e di un'alta intensità di manodopera. È il cuore sociale dell'Italia e lo abbiamo difeso e lo dobbiamo difendere. Cosa ha fatto questo governo? Intanto ha puntato sul lavoro e non sull'assistenza e quindi la decontribuzione per chi assume under 30, donne, ma soprattutto per chi assume ex percettori di reddito di cittadinanza. Ancora abbiamo fatto degli interventi volti a contenere la tassazione sul mondo delle aziende qualora gli utili non vengano redistribuiti ma reinvestiti con investimenti qualificati o con investimenti volti a nuove assunzioni. Ancora abbiamo tagliato il cuneo fiscale, questa volta ex parte dipendenti per alimentare il mercato interno, ma vi saranno interventi di taglio del cuneo fiscale per lasciare più risorse alle aziende. Tutto ciò perché? Perché sappiamo che la povertà non si abolisce per decreto su un balcone, ma si abolisce se entri nelle aziende, conosci le aziende, conosci le loro necessità e lasci creare ricchezza a chi crea ricchezza e occupazione.